Dottore Teresi, buongiorno. Siamo qua al Tribunale di Palermo. Volevo chiederle un commento in merito alla sentenza, alle motivazioni della sentenza del processo trattativa di cui lei è stato anche pubblico ministero. Beh, è come se ci fosse stata una gara al ribasso per cercare di valutare i fatti che sono emersi, che comunque come fatti sono certamente gravi e con valutazioni giuridiche che non sempre mi vedono d'accordo, ma naturalmente la mia opinione vale quasi zero. E c'è amarezza perché secondo me c'erano gli elementi per dare delle valutazioni completamente diverse, ma ovviamente il timbro della definitività ormai è arrivato, quindi dobbiamo considerarlo un capitolo chiuso. E lei qual è la sua opinione in merito a riguardo che la Corte ha detto che non è necessario, che non bisogna valutare i fatti nel contesto storico, perché voi comunque avete ricostruito un pezzo della storia d'Italia che nessuno aveva mai avuto il coraggio di riuscire a esaminare? Ma per me è una novità assoluta che quando si fa un giudizio non si storicizzi, cioè non si pongano i fatti all'epoca in cui essi sono avvenuti, perché una lettura ragionata dei fatti è una lettura che passa obbligatoriamente attraverso la storia e il divenire di quei fatti. Quindi ovviamente non possono essere d'accordo con questa impostazione. Tornando magari un po' al presente, volevo chiederle un'opinione in merito a quello che è diventata la mafia oggi, nel senso come vede l'organizzazione Cosa Nostra, ma anche altre, approcciarsi al nuovo panorama politico e al nuovo momento storico. Rassicurate nel senso che si sentono accolte? Nel senso che i loro interessi vengono tutelati, i loro interessi loro possono perseguirli e sono interessi di natura economica e imprenditoriale, e continuano a truccare gli appalti, continuano ad avere appoggi all'interno delle amministrazioni per poter governare o partecipare al governo della cosa pubblica con un minore rigore delle misure di controllo. Questo è quello che mi fa veramente paura. La ringrazio, dottore Teresi. Grazie a voi.